Alla base del programma di tutta la candidatura ovviamente c'è la soluzione di continuità per portare avanti progetti importanti. Qualche esempio di qualcosa che è indispensabile portare avanti? Beh, certo, insomma, la residenza per anziani è una delle iniziative più importanti per il nostro territorio, anche perché riguarderà non soltanto Monte Scaglioso, ma un'area più vasta e darà un servizio essenziale per la nostra comunità, ma allo stesso tempo potrà dare una ricaduta occupazionale che in questo momento, insomma, è di estrema importanza non soltanto per Monte Scaglioso, ma per un'area, come dicevo prima, più importante. L'amministrazione comunale in questi anni ha dedicato anche molta attenzione a quello che è il turismo, cercando di creare in loco un sistema, mettere in rete sia le strutture agrituristiche che private e ovviamente anche la pubblica amministrazione nell'incentivare questo segmento. Quali sono i punti forti di questo progetto? Per la verità, prima di arrivare a questo, l'amministrazione comunale ha puntato alla riqualificazione del territorio, perché senza mettere in risalto, in rilievo, quelle che sono appunto le attenzioni che un territorio ha, non è possibile parlare di programma e di mettersi in rete, insomma, di attività per il turismo. Quindi la prima parte dell'amministrazione, dell'attività amministrativa ha puntato proprio su questa direzione, riqualificazione del territorio, riqualificazione urbana, tenendo conto di una base, la rivalutazione della memoria storica che questa comunità ha. La fase successiva è stata quella della messa in rete. Noi abbiamo, grazie a una struttura privata presente sul territorio, siamo riusciti a creare all'interno dell'abbazia un'attenzione importante per chi oggi ritiene di venire a Monte Scagliosa a visitare il nostro territorio. Nel nostro programma ci sono delle azioni successive che sono conseguenziali a questa prima fase e che necessiteranno per continuare questo percorso di crescita che vede Monte Scagliosa sempre più, voglio dire, visibile all'interno dei pacchetti turistici che la Basilicata offre. Importante il passaggio sulla memoria storica, anche perché vi ha permesso di raggiungere due obiettivi. Primo, quello di recuperare delle tradizioni e secondo, quello di dare un'offerta a 12 mesi l'anno. Chiaro, noi insomma, abbiamo un programma che parte da gennaio e finisce nel periodo insomma, natalizio. Noi abbiamo proprio subito dopo l'Epifania una manifestazione importantissima che è quella dei Cucibocca ed è una delle tradizioni che Monte Scaglioso voglio dire, aveva perso e che è stata riportata in vita, come si dice in queste occasioni, proprio perché è uno degli elementi fondamentali della nostra tradizione. Poi si va con il Carnevale, si va nella fase successiva a Pasqua, quindi con il Venerdì Santo e poi si inizia con un programma importante culturale che riguarda i 4 mesi estivi. Nella parte invernale ci siamo anche quest'anno occupati di un cartellone teatrale, chiaramente al chiuso in questo caso, importante tenuto conto, voglio dire, di quella che è la nostra comunità. A parte continuare quelle azioni che sono state già avviate, quali sono invece i nuovi progetti su cui puntate ora in campagna elettorale ad evidenziare e poi diventeranno insomma, un programma di lavoro? Vabbè, è chiaro che la continuità ci sarà sempre nei nostri progetti perché il programma non nasce questa sera, non è nato certamente in questo periodo preelettorale. È un percorso che stiamo seguendo in questi anni. Dicevo prima, la residenza per anziani sarà una delle situazioni più importanti, però noi già in questi anni abbiamo posto le basi anche per la Università Monte Scaglioso. È proprio notizia di questi giorni il finanziamento attraverso una struttura del Ministero dei Beni Culturali, l'ARCUS, che ci consentirà di avviare praticamente la prima fase per realizzare all'interno della nostra abbazia e quindi per la nostra comunità l'università, che è uno degli elementi fondamentali per far crescere il nostro territorio. Ci sono tanti altri progetti che l'amministrazione vuole portare a compimento, che riguardano ulteriori servizi che bisogna offrire all'interno di un territorio che propende per un futuro sempre più importante sotto tutti gli aspetti. E per fare questo i servizi devono essere sempre più innovativi e più completi.